io sono Octi di Pura Febbre Italiana e in questo video parleremo di Montgral. Non so se ve lo ricordate, uno dei pro player bambini più forti di Fortnite, ma non lo dico io, lo vedremo in questo video e proveremo a fare ciò che fa lui per allenarsi su Fortnite. Praticamente, come sapete, la modalità creativa ha inserito la possibilità di costruire il proprio mondo su Fortnite e i pro player hanno sfruttato questa cosa per creare dei mondi in cui allenarsi in un certo modo, tra cui questo mondo qua. Ora, io non so se voi sapete come utilizzare appunto questi mondi qua, se sapete come funzionano i codici eccetera eccetera, però in pratica voi potete andare in una delle 8 lapidi, poi lo faremo, quindi comunque si vedrà, e inserire un codice per entrare nel mondo e appunto potrete allenarvi anche voi come fa Montgral ogni giorno per buildare quanto più veloce possibile. E veramente io devo farvelo vedere perché è qualcosa di assurdo. Quando l'ho visto ci sono rimasto tipo quindi buona visione e supportatemi come un creatore codice OctiPFI. Yeah! Allora, questo è lui che si allena in questa mappa qua. Ragazzi, guardate la velocità di editing, assurda, completamente assurda. Ma non preoccupatevi perché dopo ci proverò anch'io, giusto per farvi vedere un po'. Come vedete, lui si fa spazio su tutte queste strutture e si allena così ogni giorno. Se voi fate questa roba ogni giorno diventerete dei pro player nell'editing. E ci credo, chiaramente dovete farlo in maniera veloce. Ma la cosa più strana è, guardate come tiene la tastiera. Come cavolo tiene la tastiera? Cioè, praticamente storta. Così ha un sacco di spazio per il mouse, che è la cosa più importante, tra l'altro. Però, cioè, veramente, veramente assurdo. Io ho visto tutto questo video qua e dura abbastanza parecchio. Beh, 4 minuti. Comunque, cioè, anche come modifica queste piramidi in 2 nanosecondi. Cioè, qua fai 90 assurdi per salire sempre più in cima, sempre più in cima. Ancora più in cima, ancora più in cima. Cioè, oh raga, veramente assurda questa velocità di editing. Guardate qua, guardate sta roba. Ma come cavolo fa? Cioè, che poi io non capirei niente. Cioè, io a malapena capisco dal video, ma che cavolo è? Ah, aspettate, voi non vedete come tiene la tastiera. Guardate come tiene la tastiera. Assurdo, assurdo. Cioè, avete visto la velocità di editing di tutto? Come fa la double ramp con addirittura il pavimento e le 2 scale? Cioè, anche questo io non lo riesco a fare. Ma lo riesco a fare uno senza incastrarmi, figuriamoci in 2. E qua continua, adesso piazza lui i muri, arma, AK, e deve sparare a tutti quei bersagli lì. E ce la fa, ce la fa. Chiaramente, col rinculo non so come ce la faccia, perché se provate a sparare gli omini di Fortnite con la K c'è un rinculo assurdo, che però rimane l'arma più forte in assoluto. Si lamenta anche perché c'è troppo rinculo, troppo bloom. Comunque, e qua continua. Vabbè, qua niente di speciale, voglio dire, qua penso di riuscire a farlo anch'io questo. Penso, non sono sicuro, ma penso. Questo invece no, questo assolutamente no. Così velocemente no, mai nella vita. Cioè, assurdo, assurdo fare una cosa così. Qua ho sbagliato. Allora ho sbagliato. Vabbè. Cioè, cosa? Ma veramente, se provate a fare sta roba ogni giorno, vi allenate così tanto che ciao. Cioè, difficile che siate scarsi a buildare dopo che fate sta roba. Qua gli viene dato un pompa e lui deve sparare quei oggetti là, dopo aver editato in questo modo. Ok, sempre cosa impossibile che io non riuscirei mai a fare. Cioè, almeno non così velocemente, chiaramente. Guardate qua, guardate qua. Lui modifica la stessa struttura su cui è. Cioè, ma che cavolo. Questa roba io non la so fare. Ok, assurdo. Cioè, veramente, veramente assurdo. Poi bisogna anche conoscere un po' la mappa, giusto per sapere come muoversi, perché a un certo punto io sarei lì a cercare dov'è l'uscita? Tipo, ok, tipo qua. Ah, questo è per abituarsi a cadere sfruttando, insomma, questa roba delle scale. E qua ha finito. 6 minuti e 49 ci ha messo. Benissimo, 6 minuti e 49. Chissà quanto ci metto io. Giocare anche voi a questa mappa non è assolutamente niente di difficile. Basterà andare in modalità creativa. Qua la lobby è buggata, non si sa perché. E avviamo un server. Basta che andate in una qualsiasi isola tipo questa e fate imposta codice. E qua inserite questo codice esatto: 56182963299. Isola trovata, warp up course. Perfetto, aggiunge i preferiti. In questo modo seleziona isola. E adesso ragazzi,
Quando entreremo in questo portale saremo esattamente lì e potremo fare le stesse identiche cose che faceva Mountgral. Quindi andiamo a vedere io che faccio le stesse cose che faceva Mountgral. Alla stessa velocità, fidatevi, guardate. Avvia partita. Ok, ora. 3, 2, 1. Ok, va. Ta. Cosa? Dove devo andare? Ah, ok. No, raga, dovete provarci voi, perché io sarò uno scarso, ma non è così facile come sembra. Io non sapevo neanche ci fossero le piramidi lì. Ok, ce la posso fare, ce la farò anch'io, accidenti, ce la farò anch'io. Molto bene. Sì, yes. Probabilmente lui qua faceva cose mille volte migliori. Come si sale qua? Ok, vabbè. Questo, ecco, vedete che io mi incastro. Molto bene. Vabbè, dai, nel building. Sì, cioè, non sono lento. No, poco. No, guardate che io sono bravissimo, Ragazzi, io vi prometto che mi allenerò sempre per migliorare. Sicuramente la sensibilità devo alzarla perché non ce la faccio così. Facciamo quello che faccia lui. Impossibile. Emo. Emo? Ah, dovrei fare i 90. Ah, ciao. Poco. E dove devo andare? Scusate un attimo. Ah, è lì sopra la cima della montagna. Sì, qua proprio 90 questi sono. Raga, ce n'è di allenamento di... Ce n'è di allenamento da fare. Vi ricordate quel pezzo dove lui era straveloce e io sono lento come non so? Sì raga, farei prima a fare col piccone. Ragazzi, è più difficile di quello che sembra perché vorrei vedere voi. Cioè, vorrei vedere se battete comunque il mio record, che non ci vuole tanto, per carità. Però, sicuramente col piccone avrei fatto prima. E sicuramente dovrei alzarmi la sensibilità. Però mi sto impegnando, raga. L'impegno è quello che conta, giusto? No, assolutamente no. Ma via, se così. Tanto sempre due click. Oh yes, benissimo. Ah, qua devo fare la double ramp. Guardate la mia double ramp. Oh sì. Sì, proprio questa è. Vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Cioè, noi ce la faremo, ve lo prometto. Oh sì. La zona della cappa. Dai, guarda, ta. Beh, la mira, allora, la mira non è una di quelle cose che mi abbandona più di tanto, se devo dirvi la verità. Almeno io sono relativamente bravo a mirare, il problema è che comunque c'è il bloom di sta arma. Ok, devo abbandonarla sta arma. Ora facciamo quello che faceva lui. Vabbè, questo non è difficile. Vero? Avevo detto che questo ce l'avrei fatto anch'io. Boh, vabbè. Ah, questa parte è impossibile. Ok. Ma guardate! Ma come si fa? Cioè... No! Oh, vabbè. Ah, ho capito perché. Sì, raga. È più difficile di quello che si pensi. Molto più difficile di quello che si pensi. Molto più difficile di quello che si pensi. Voglio vedere voi cosa fate. Un bel pompa.
Qua imbrogliamo un po'. No, mi sono incastrato. Ok. Come faccio da arrivare subito lì? Così? Penso. Giusto? Raga, sono un po' un ignorantino. Sono proprio uno scarso. Sono proprio uno scarso. Ma guardate che è più difficile. Cioè, sembra una stron... Questa la so fare, forse. Sì, proprio lo so fare un sacco. Guardate, zero damage preso. Col 54 di vita che mi manca, è tutto fake. Oh! A 4 minuti e 18. Raga, 4 minuti... Cioè, mancavano 4 minuti e 18, poi sarei stato espulso via. Vabbè, dai, niente male, voglio dire, no? No, sono bravissimo. Sono bravissimo. Sicuramente posso fare meglio di così, ma niente. Provateci e ditemelo.